Ciao a tutti, sono Vervido Games. Oggi continuiamo con Life is Strange e andiamo avanti. Ah, Rachel. Però il sogno c'è. C'era il corvo che ha seguito e l'ha portata lì. E vedeva Rachel vicino all'albero nel sogno, c'è. Un po' il sogno era quasi reale, si può dire, cioè. You came. I'm Cioè, glad. come se suo padre gli ha detto che lei aveva. Cioè, suo padre gli ha fatto capire che Rachel aveva bisogno di lei. E infatti mi sa che è così. Sei sicura? Are you sure about that? I got kind of a different message this afternoon. Yeah. Chloe, I want to talk to you about Mi something, dici but cosa è I successo? don't know how to talk about this. Secondo me era tuo padre quello. Quanto ci vuoi scommettere? Se ci azzecco sono un genio proprio. Non preoccuparti, non dire niente. Non preoccuparti. You don't have to tell me anything you don't want to. You remember that guy that we saw under this tree Sì? with that woman? The ones who were making out? That was my dad. Ma va, Oh, bingo! all right. Ci ho azzeccato. And that woman was definitely not my Ecco. mom. Oh, the worst part is I'm not surprised. I felt like my dad's been lying about something for a while. I Ah, just hai capito lo strunz? I didn't know what it was. So when I saw he got a text from an unknown number asking him to meet, I thought I could catch him or something. Mi dispiace. I'm so Ora ho capito sorry, perché ti sei Rachel. comportata così, giustamente. I don't know what to say. Neither do I. Chloe, I love my dad. I love him. And I never want to see his fucking face again. When my dad died, I was so mad at him. For months, I felt wrong because half the time I thought of him, I wanted to scream. And the other half, I forgot. Forgot that anything had changed. It's silly, but I've carried this photo around with me for years. It's from Mount Hood. My dad took me hiking there when I was 10, and it started raining, Ah, quella and I l'abbiamo fell and vista, sì. broke my arm 3 miles from the car. I remember screaming like I was gonna die, but my dad, he carried me down the mountain. I still remember the smell of his coat and how calm he was, and the sound of his voice and Un portale dallo spazio. Visto che prima volevo, ma cioè, ecco, direi di darle spazio. he was just so strong, you know? I felt safe. Ti fidavi di lui, giustamente. You trusted him. Completely. Here. Chloe, I owe Prova a you an parlare con apology. tuo padre. Va bene, va tutto bene, devo scusarmi anch'io. Devo scusarmi anch'io, dai. Più Hey, we were both kind of the queen of shitty. lei No, che noi, però I vabbè. mean it. Meeting you, this friendship. It means more to me than you could possibly imagine. And you said you have feelings for me. And it caught me off guard, is all. I could have handled it better. I'm sorry. Hey, no, it's okay. Whatever this is, we're going to figure it out together. Right? I just want you to know I'm lucky that you were with me today. You're a badass, Chloe Price. What?
Remember that biker asshole who wouldn't let you into the mill? Mm. You talked your way right past him. You saw that? And those skeevy douchebags who followed you upstairs? Two against one. But you wouldn't take any shit from them. I'd be dead if you hadn't thrown that bottle. I'm fucked. You inspired me. What about Drew? When he was picking on Nathan, you got right in his face and called him out. That was pretty sweet, actually. See? You're the real thing, Chloe. I don't know anyone like you. Plus, you came along with me, no questions asked. Well, I don't really need a good reason to ditch school. I guess tomorrow there'll be hell to pay. My mom might skip grounding and just go straight to the death penalty. Oh, and my dad will definitely punish me with... Mi dispiace che si fotta. Che si fotta. Fuck your dad. Fuck him. What I wouldn't give to leave this place and never look back. What's stopping us? Us? Are you serious? There's nothing keeping me here. Not anymore. So, if I came to you tomorrow and told you to pack your bags... I'm serious. Let's do it, Chloe. Let's leave this place forever. Okay. Vogliono lasciare proprio quel posto. Can I borrow your lighter? Ah. Thank you. Ah, sta bruciando la foto. Ma è pur sempre un ricordo. Poi prima potresti parlare con tuo padre, boh. Magari fra i tuoi genitori non va da un po' e tu non lo sai. Come on. Cioè nel senso, magari sono separati in casa e lei non lo sa, non lo so. Oh! Ma che cacchio? Oddio! Ma che cos'è pure lei su quei poteri? Perché c'è, ha buttato il cestino, però poi si è... Boh, vabbè. Oddio! No, tu hai superpoteri, scusami, è impossibile. No, Ray c'era qualche potere secondo me, perché... L'avete visto? Madonna mia! Ma così brucia tutto! Ma no, era così bello quell'albero! Oddio! Ma adesso brucerà tutto! C'è addirittura pure l'altro albero! Gli altri alberi ha preso. Oh oh. E adesso che succede? Cioè. Ah, qua c'è Frank. Oddio. Cioè, ma avete visto che cosa ha fatto? Oh cacchio, ma si sta bruciando tutto il bosco. Ok, qua c'è la mamma con David. Oddio. E sua madre poverina sempre che si preoccupa perché sua figlia sta sempre fuori. Non sa dove va, non sa che cosa fa. Cioè, mamma mia. C'è il pezzo di merda di Nathan. Ah. Ah, con suo fratello. Però che fratello un po' stronzo che c'hai, scusa, eh. Mamma, la polizia. Hm.
Oddio. Oddio, ma c'è la tipa, non è che ci ha visto e magari ci denuncia che... Oh oh, e ride anche. Ops, siamo nella merda. Ed è finito così il primo episodio? Ok. Si è scappata 36, quindi la maggior parte ha attaccato. Ok. Vabbè, io ho previsto scappare. Sei stata gentile con Joy, 63, ok. Hai difeso Nathan, l'86. Anche se non te lo meritavi. Hai detto a Rachel che siete più semplici amiche, 74. Ok. Hai preso il denaro, 43. Non hai preso il denaro, 57. Ok. Non hai comprato erba da Frankie, 68. Hai letto il libro di autoaiuto di Joyce, 55. Hai messo la foto di William su come, 69. Non hai lasciato dei soldi nella borsa di Joyce, 95. Mamma, cioè, non avevamo i soldi. E poi, cioè, non è posso rubare i soldi. Purtroppo no, non è una cosa da fare. Hai detto a Elliot che saresti andata allo spettacolo con lui, 75. Io invece io ho detto di no, il 25%, va bene. Non hai ascoltato la demo di Skip, il 45. Boh, non sapevo neanche che esisteva sta demo che dovevamo ascoltare, vabbè. Hai finito il gioco di ruolo con Steve e Mickey, ok, 78. Hai sabotato i compiti di Victoria, 44. Come non hai sabotato? No, erano da sabotare perché è una stronza. Hai detto a Rachel che credi nell'amore, 43. Hai detto a Rachel che innamorarsi è da idioti, 57. Vabbè, io ho voluto dire quella, va bene. Hai condiviso gli auricolari con Rachel, 98. Beh, mi sembra giusto. Non sei saltata dal treno, il 6%. Invece la maggior parte è saltata, ok. E io come faccio a fidarmi, scusa? E basta, è finito qua così. Ok, esci. No one steals from me. I want my fucking money. Oddio. Che cosa hai fatto, Chloe? Ma noi non abbiamo rubato i soldi, quindi. Boh. Chissà che cacchio è successo. Mi sta iniziando già il prossimo capitolo, cioè il prossimo episodio. Ma no, basta per oggi. Cioè, cavolo, mi stava iniziando già l'altro episodio. Niente ragazzi, io devo finire qua, spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate un like, commentate, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram e ciao ciao!